Corruzione, arresti, tra Massa e Lucca, l'inchiesta riguarda una cooperativa che gestisce strutture di accoglienza per minori e famiglie disagiate. Tentano il colpo alla concessionaria AR, macchine agricole di Fornaci di Barga, i malviventi però non sono riusciti a sfondare il cancello ed hanno dovuto desistere. Scuola La Pira, ampliamento ad alta tecnologia, presentato il progetto del nuovo padiglione della scuola primaria di Porcari, impianti all'avanguardia e spazi modulabili. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi, la cronaca in primo piano con un'operazione dei carabinieri che ha portato a diversi arresti nei territori di Massa e Lucca. L'inchiesta è focalizzata sulla gestione di alcune strutture di accoglienza per minori e per famiglie disagiate. Il servizio. Parenti e amici di funzionari pubblici assunti per ottenere favori, nuove sedi, affidamenti di soggetti minori in soprannumero, con il risultato di accrescere il volume di affari fino a 13 volte in 6 anni. Un sistema collaudato di corruzione, quello scovato dai carabinieri di Massa Carrara nella maxi operazione accoglienza, che vede coinvolti enti pubblici e la cooperativa Serimper, che gestisce decine di strutture protette per famiglie disagiate e minori. 8 arresti per corruzione e traffico di influenze, fra questi, ai domiciliari, il sindaco di Villa Franca e Lunigiana Filippo Bellesi e il giudice onorario del Tribunale dei Minori Rosa Russo nella sua abitazione di Lucca, oltre ai dirigenti della Serimper e funzionari della ASL coinvolti. Decine le perquisizioni nelle strutture di accoglienza fra le province di Massa e Lucca, fra cui 2 case famiglia Stiava a Massa Rosa. Una commissione fra controllato e controllore, secondo i carabinieri, a tutto vantaggio della Serimper, che otteneva contributi e affidamenti, anche di minori, in numero superiore alle reali possibilità, violando di conseguenza gli standard minimi richiesti, cibo di scarsa qualità o insufficiente, condizioni igienico-sanitarie non adeguate, bambini costretti a dormire in giacili di fortuna, con continui maltrattamenti, minacce e costrizioni fisiche che chiamavano contenimento. Chi doveva occuparsi dei controlli chiudeva un occhio perché dai gestori otteneva assunzioni di comodo. Il tutto sulla pelle di persone fragili, impossibilitate a ribellarsi e minacciate di ritorsioni nel caso avessero denunciato queste condotte. L'inchiesta della Procura di Massa fa tremare il sistema sociopolitico a Poana e non solo, e vede anche diversi indagati illustri, fra cui il presidente del Consiglio di Massa, Stefano Benedetti, e il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, accusato di aver favorito la Serimper per un abuso edilizio. Passiamo alla situazione Covid in Toscana, nuovi casi ulteriormente in discesa, ma i tamponi effettuati, circa 7.000, sono la metà di quelli che sono stati effettuati il giorno precedente. Il tasso di positività è del 7,6, risalgono lievemente i ricoverati, 31 i decessi, uno nella nostra provincia, un uomo di 72 anni in Versilia. Da segnalare che ancora una volta la nostra provincia è seconda in Toscana per nuovi casi Covid dopo quella di Firenze. Vediamo il quadro generale, partiamo da quello regionale, i nuovi contagiati sono 593, i ricoverati attuali 1618, più 6 rispetto a ieri, in terapia intensiva ci sono 253 persone, una in più rispetto a ieri, i decessi come detto in tutta la Toscana sono stati 31. Andiamo sul territorio provinciale di Lucca, i nuovi contagiati sono 100, 44 nella Piana, cioè 6 ad Altopascio, 12 a Capannori, 22 a Lucca, 2 a Monte Carlo e 2 a Porcari. 19 in Valle del Serchio, 1 a Bani di Lucca, 12 a Borgo a Mozzano, numero elevato perché si tratta, almeno non tutti, ma in parte si tratta di 2 nuclei familiari, quindi si raggiunge il numero di 12 contagiati. Poi 3 a Camporgiano, 1 a Coreglia, 1 a Pieve Fosciana e un contagiato a Sillano Giuncugnano. 37 poi i nuovi casi in Versilia, 4 a Camaiore, 2 a Forte dei Marmi, 7 a Massarosa, 2 a Pietrasanta, 2 a Seravezza e 20 a Viareggio. Lieve scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina in Garfagnana con epicentro tra Giuncugnano e Casola in Lunigiana. Il sisma è stato di magnitudo 3.2 con profondità di circa 6 km. Non si registrano danni a persone o a cose. E per non farci mancare niente, questa mattina è caduta anche la grandine sia in Lucchesia che in Versilia. Dopo la pioggia e il vento, in Lucchesia e Versilia si è abbattuta anche la grandine.
si è trattato di precipitazioni a tratti violente che si sono succedute a più riprese, sia in quota che anche in pianura nel corso della mattinata. I frammenti di ghiaccio misti a nevischio hanno imbiancato le strade, complicando la vita degli automobilisti, anche se non si sono verificati grossi problemi alla viabilità. La grandine è arrivata dopo un weekend pesantemente segnato dal maltempo. La pioggia e il vento hanno creato disagi e provocato frane e cadute di alberi. Decine gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio. E il maltempo non sembra avere intenzione di mollare la presa. Anche la giornata dell'Immacolata, almeno secondo le previsioni, sarà contrassegnata dalla pioggia e dalla neve che potrebbe scendere fino ai 900 metri di altitudine sul versante appenninico. Nel dibattito sul recupero della ex manifattura Sud a Lucca interviene anche il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, che dice la manifattura deve restare di proprietà pubblica, vanno valutate alternative migliori per la città rispetto al progetto che è stato presentato. La Fondazione Cassa, dice ancora Mallegni, pensi a un investimento diretto come ha fatto per altri immobili. Andiamo alla cronaca che ci porta in Valle del Serchio, per la precisione a Fornaci di Barga, dove c'è stato un tentativo di furto ad una concessionaria di trattori. Tentativo di spaccata presso l'azienda R Macchine Agricole, che si trova nell'area industriale del Chitarrino a Fornaci di Barga. L'azienda è un importante concessionario di trattori che vanta un'esperienza ultradecennale che è molto conosciuta in tutta la provincia. È la prima volta che è oggetto di un tentativo di furto, come ci dice il titolare Giovanni Amari, che ci racconta quello che è successo. Questa mattina, quando siamo arrivati per entrare, abbiamo trovato questa sorpresa. Non si capisce bene con cosa ci abbiano urtato. Hanno tentato comunque di sfondare, molto probabilmente per rubare i trattori. Dalle nostre parti non era mai successo, noi non avevamo mai avuto furti, però purtroppo ci dobbiamo abituare anche a queste cose. I malviventi dovrebbero aver agito in una delle due notti del weekend. Prima hanno tentato di manomettere il motore del cancello d'ingresso e poi, non riuscendo comunque ad aprire a causa di una spessa catena, hanno provato con la classica spaccata, che però non è andata a buon fine, fortunatamente. L'obiettivo dei ladri erano sicuramente i trattori presenti all'interno del recinto della concessionaria. Merce per circa 1 milione di euro, già allestita e pronta in questi giorni per la consegna ai clienti che li hanno commissionati. Proprio nella mattinata di lunedì era prevista una consegna ad un'azienda agricola, che però è stata rimandata proprio per il fatto che il cancello, danneggiato dal tentativo di spaccata, non si è potuto aprire. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del NORM, oltre ai carabinieri della stazione di Fornaci di Barga, che condurranno le indagini. Sfortunatamente per le indagini, non potranno avvalersi però delle videocamere di videosorveglianza della concessionaria, fuori uso a causa di un blackout dovuto al maltempo e ai temporali dei giorni scorsi. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi e il consigliere comunale di Castiglione dello stesso partito Tamagnini chiedono alla regione di intervenire con Poste Italiane affinché gli uffici postali delle zone montane e periferici possano aprire tutti i giorni. Stamani, dicono Fantozzi e Tamagnini, a Castiglione Garfagnana persone anziane hanno dovuto attendere 40 minuti in fila sotto la pioggia. E adesso ci spostiamo nella piana di Lucca, a Porcari, per il progetto di ampliamento della scuola primaria Orsi La Pira. C'è il progetto definitivo per l'ampliamento della scuola primaria Orsi La Pira a Porcari. A firmarlo è lo studio REP Architetti, che ha recepito le richieste dell'amministrazione comunale e della direzione didattica dell'istituto. L'annuncio è stato dato dal sindaco Leonardo Fornaciari. Si tratta di un punto molto importante del nostro programma elettorale. Noi avevamo detto che avremmo messo in sicurezza e ampliato le scuole medie ed elementari esistenti. La scuola media Enricopea è totalmente in sicurezza sismica, la scuola Orsi ha la sicurezza sismica, ora siamo passati all'ampliamento della parte che riguarda la Pira. Il progetto prevede la realizzazione di 4 aule, spazi informali e servizi per complessivi 600 metri quadri circa, adiacenti alla parte sud dell'edificio esistente, che sarà collegato al nuovo padiglione mediante un corridoio in vetro.
alta tecnologia per gli impianti, sarà installata una pompa di calore ed un impianto di purificazione dell'aria con filtri elettronici efficaci su virus, batteri, polveri fini e particolato. Sulla copertura della scuola sarà predisposto un impianto fotovoltaico che coprirà buona parte del fabbisogno energetico dell'edificio. Non solo, gli spazi della scuola saranno modulabili. È prevista infatti la realizzazione di pareti manovrabili per ampliare o restringere gli ambienti o aprirli all'area verde circostante l'edificio. Questo è un punto importante per noi per dare non solo una scuola in più al nostro paese, perché si tratta di 600 metri quadri, quindi una superficie non banale, ma un edificio che potrà essere appunto all'occorrenza anche polifunzionale. E sempre per quanto riguarda la scuola, la provincia di Lucca ha comunicato che la sede provvisoria dei laboratori dell'Ipsia Simoni di Castelnuovo Garfagnana sarà ricavata in un'edilizia Fabrizia a Castelnuovo di proprietà della società BPA. I laboratori saranno resi disponibili già a partire da mercoledì 9 dicembre. E prima di chiudere vi ricordo che a Lucca da oggi e fino a domenica 10 gennaio tutti i parcheggi a pagamento, sia gli stalli blu che i posti auto in struttura, saranno totalmente gratuiti, quindi per tutto il periodo delle festività natalizie. Attenzione però, perché rispetto al lockdown di questa primavera i varchi elettronici alla ZTL rimangono attivi e quindi saranno oltrepassabili soltanto dagli aventi diritto e gratuiti per coloro che prestano assistenza a persone che sono in quarantena e che non possono svolgere nessuna attività. In questo caso però ovviamente bisogna contattare e informarsi dal Comune di Lucca. È tutto per quanto riguarda la prima parte del TG, adesso c'è la pubblicità e subito dopo lo sport.